Vabbè, tu balli? No. Vinod, ma Vinod non è bravo. Volevo fare la ballerina da grande. Volevi fare la ballerina? No, Vinod è un piticone, si dice. Un pitico, tu, nel niente. Senso è un tronco. Te è uguale, no? No, a me piace no. molto, però poi non ho più ballato. Vinod non ballava. Sì, era... allora ma è geloso Vinod? Ti ma no, ballare? No, no. Che geloso, no. Ma che geloso? 25 anni di matrimonio. No, ma non dico adesso, ma prima non era geloso. Prima sì, ma adesso no, solo le sue figlie. Ah, è geloso. Quando vede figlie. Che la figlia esce con la gonna corta oppure rompe. Sì. Ancora. Eh sì. Eh sì. Allora, eh sì. Seppie farcite oggi. Sì, oggi facciamo... per la mitica Antonella Ricci. Allora, questa è la ricetta dell'Evelina, adesso puoi sì, sentire. Eh sì. Che cosa serve? Cosa, che ingredienti allora, sono? Gli ingredienti sono tanti, però servono per fare delle seppie farcite, poi avvolte e poi con due contorni. Okay. Useremo sia i piselli che le zucchine, che ci ha dato il farmer. Sì, il farmer. E quindi gli ingredienti sono zucchine, cipollotto fresco, pomodorini, piselli freschi, pancetta semistagionata, pangrattato, olive, capperi, olio extravergine d'oliva, le patate viola, poi la seppia ovviamente, certo. E poi useremo anche i germogli di piselli. Ok, perfetto. Okay. Allora, perché la patata viola? La patata viola per dare anche un po' di colore a questa ricetta, no? Perché mi piaceva vederla variegata così con tanti contornini, no? Per fare un bel piatto unico, Antonè. Ha delle peculiarità la patata viola, Evelina? Eh sì, sappiamo che i colori danno delle caratteristiche al prodotto, quindi il viola sappiamo che sono le antocianine. Ma perché sono importanti? Perché proteggono i nostri vasi e mantengono elastici e quindi tengono sotto controllo pressione, problemi cardiovascolari. Quindi consumando questi alimenti viola diamo diciamo dei benefici alle nostre arterie. È giusto. Intanto abbiamo pangrattato la faccia. Pangrattato. Poi prendiamo... Faccia per riempire, perché mi hai detto che la seppia è farcita. Sì. Come ti ho detto tante volte, in Puglia si ripiena tutto. È un si nuovo, ripiena tutto. Sì, è un nuovo termine. È vero, però è vero, è però, è vero. Mia nonna non buttava mai via il pane. Quindi il pane lo usava fino all'ultimo. In questo caso lo usiamo così, soltanto pangrattato, no? Magari anche un po' più secco. Quindi se magari lo mettete sul forno e lo fate rinsecchire un po', ancora meglio. Quindi mettiamo delle olive all'interno. Poi metteremo un po' di capperi. Che sono qua. Sì, che sono qui. Un bel po' di olio extravergine d'oliva, che sarà il solo condimento all'interno. Vado. Sì, sì, Anto, li metti tutti. Mettiamo le olive all'interno. Poi da quella parte abbiamo l'origano fresco. Anto, se mi passi un po' di origano fresco. Ah, questo è l'origano? Sì. Ecco lì, questo è il mio piselli. Ecco qua. L'origano fresco, prendiamo qualche fogliolina, la spezzettiamo così tutti gli oli essenziali andranno a finire all'interno. Allora, prendiamo la seppia. Ovviamente ne prendiamo qualcuna in più a casa, quindi se la volete tagliuzzare all'interno della preparazione potete farlo tranquillamente, oppure con un coltellino. Quindi con un coltellino tagliamo qualche cubettino e lo mettiamo all'interno, perché questa sarà la nostra farcia. Quindi facciamo questa nostra bella farcia, andiamo a rigirare molto molto bene e poi andiamo a farcire le seppie. Io per comodità... Professori, sì. Qua ne abbiamo due. Che differenza c'è tra la seppia e il calamaro? Beh, è sempre un cefalopode come sì. Genere, insomma. Cambia un attimo la polpa, nel senso che la seppia ha una conformazione diversa, con una polpa molto più alta, ma una tenerezza maggiore rispetto al calamaro, che è invece più sottile, quindi la cottura incide parecchio. Ricordando che la fibra principale è un collagene e elastina, cuociamoli o poco o tanto. È giusto. Eh sì, o poco. No, vabbè. O tanto. E alzi o bolle. Non neanche mezzo discorso serio si riesce a fare. No, non si può. E adesso la riempiamo. Questa sì, è la farcia della nostra sì, seppia. È la nostra quindi, seppia. Pangrattato, capperi, olive, origano, olio. Sì, bella saporita, no? Poi ovviamente anche che cosa... un po' di pezzetti sì, di calamaro. Pezzetti di calamaro, di seppia, scusami. Seppia, sì. Sì. Allora, e poi prendiamo delle zucchine. Quindi prendiamo una zucchina, la spuntiamo e la affettiamo sottilmente, no? Perché ci servirà per farla diventare come, diciamo, avvolgere la seppia. E quindi le tagliamo sottilmente, le mettiamo su una teglia con cotta da forno e le facciamo cuocere circa per 4 minuti, scusami se è rotta, per 4 minuti in forno
180 gradi. Fino a che non diventano? Fino a che non diventano belle, diciamo, dorate, no? Sì. Quindi io le metto sulla teglia. Prendiamo una teglietta. Facilissima. Questa è proprio di immediata comprensione. Sì. Sale, pepe, olio. Un pizzico di sale, proprio un pizzico di pepe. Di sale, olio e le mettiamo in forno. Okay. E questo diciamo che sarà il nostro involucro, quello che andremo a mettere fuori. Quindi avendo già la zucchina già pronta, aspetta un attimo. Avendo già sono lì nude, crude. La zucchina già pronta e abbiamo anche la pancetta già pronta, allora adesso andiamo a formare, diciamo, una bella prendiamo un'altra. Sì, va bene così, Antonè. Allora facciamo una zucchina e un pezzo di pancettina, una zucchina e un pezzo di pancetta e formiamo il nostro, diciamo, questo involucro esterno, no? Dove avvolgeremo la nostra seppia. Dove avvolgeremo la seppia. Quindi prendiamo la seppia che abbiamo farcito molto molto bene. È tutto crudo, eh? È tutto crudo, sì, infatti si cuocerà in forno. Io l'ho fatto un po' prima, ovviamente, perché comunque se la lasciate riposare un attimo in frigorifero è ancora meglio, no? Perché comunque deve mantenere una certa forma. E poi la rimettiamo sulla teglia, ok? Scusi, Alfio Bolle, potrebbe mettere questo questo in forno? Upla. Grazie, attento. Molto gentile. Allora ci siamo, Antonella. Ople! Mamma mia. Opla. Cosa dobbiamo fare? Allora, poi che facciamo ancora? Adesso prepariamo i nostri contorni. Nel frattempo che ovviamente stiamo preparando la seppia, ci possiamo organizzare per i contorni. Quindi le sfoglie di patate tagliate soltanto, solo lavate, asciugate per bene e tagliate alla mandolina sottilmente, le andiamo a friggere in olio di semi. Abbiamo la temperatura perché il nostro maestro Fabio Potenzano mi ha fatto questo, diciamo, kit importantissimo. Per controllare l'olio, sì. Per controllare l'olio, per vedete? Per controllare l'olio. Cioè, come si fa, Fabio? Si mette il mestolo al contrario? Sì, abbiamo messo il termometro, siccome questa è l'induzione, spesso se i termometri non sono quelli, diciamo, schermati, fa interferenza con l'induzione e quindi sballa un po' la temperatura. È posizionato a metà altezza dell'olio, così siamo certi che la temperatura è quella corretta. E per fermarlo hai messo il mestolo? Sì. Allora, poi abbiamo fatto una doppia cottura, quindi faremo fritte e poi da questa parte ce l'abbiamo, diciamo, solo sbollentate e le andiamo a mettere in un boccale con un filo d'olio e un po' di sale e le andiamo a frullare. Quindi queste sono così soltanto, no, con la buccia e adesso le andiamo a frullare. Mettiamo un po' d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. Se vediamo che fa fatica il frullatore, possiamo mettere anche un goccino d'acqua. Proviamo, dai. Sì. Boh. Ti serve l'acqua? Sì, un po' d'acqua, sì. Ma proprio no, ma va bene. Guarda così. Se va sì, bene. Sì, sì, va bene così. Ok. Quindi adesso abbiamo già questa crema di patate già pronta. Poi da questa parte dobbiamo frullare i piselli. Ma se qualcuno mi dà un frullatore. Prego, prego, sì. prego. Allora, no, soltanto il frullino. Manca solo il pezzo sopra. Manca solo il pezzo di sopra. Ma più che altro perché l'abbiamo usato per le patate, potremmo sì. anche. Eh sì, ma solo. Qui vedi, è bello, cambia il colore, ma noi mettiamo sempre queste cose. Sì, un filo d'olio anche lì, un pizzico di sale, ma proprio poco. Anche perché il colore è bello verde, no? Questo è il periodo buonissimo per i piselli, che andranno ad accompagnare anche questi pomodorini. Ok. Allora, quindi poi prendiamo i pomodorini confit, mettiamo un po' di sale, un po' di pepe e un po' di olio e li mettiamo in forno. Quindi forse ci siamo, Antonella, abbiamo tutti gli ingredienti pronti, questi li andiamo a mettere in forno
e adesso prendiamo quelli già pronti ovviamente. Questi mi serviranno un po' per fare una doppia consistenza, però adesso ci resta soltanto che impiattare, scolare e mettere un po' a posto. E mettere un po' a posto, perché sennò è un macello. Però Antonella, so che tu mi dai una mano in questo senso. Certo, mi sono preoccupata. Sono qua, ti metto a posto. Non mi sono io, vedi. Abbiamo la linea con allora, i nostri pomodori confit gialli. Queste sono le patate viola frullate. Questi sono i piselli frullati. E poi abbiamo la consistenza delle patate viola fritte. Sì. E adesso ci mancano le nostre seppie. Allora, che naturalmente le seppie che io abbiamo ovviamente messo nel forno e poi abbiamo anche tirato fuori dal forno. Sì, adesso ecco le possiamo già sistemare. Ecco qua. Sul piatto. Quindi vedete che belle. Sono belle. Vedete, sono abbarbicate sì alla pancetta e alla e alle le zucchine. E se voi le fate freddare, ovviamente le potete anche scaloppare, quindi certo tagliare leggermente. E come si mangiano, fredde o tiepide? Guarda, anche tiepide vanno bene, Antonella, eh? Quindi non c'è bisogno di farle proprio bollenti. Però la cosa bellissima sono questi contorni, che comunque la natura ci dà questi bellissimi colori e noi dobbiamo soltanto cercare di non rovinarli. Quindi, piselli. Sai che posizione è questa? Quale? Questa. Prima posizione, seconda brodo posizione. Brodo di bra. Borde bra, vabbè, non brodo di bra. Borde bra. Borde bra. Lui riduce tutto a un cera. A niente. Quindi hai i piselli con sopra i pomodori, sì, che bello. Questo purè viola. Viola. Ovviamente lo fate scaldare leggermente, no? Perché è un po' più morbido. No, leggermente logico più morbido, ma anche scaldato che è meglio. E poi dopo prendiamo le chips viola che andiamo a mettere sulla superficie. Antonè, poi mi devi passare soltanto quei germogli di piselli che andranno poi ad accentuare il gusto dei piselli. Guarda Antonè, davanti a te ci sono questo i germogli. Sì, sì. Questi qua mettiamo soltanto un pizzico di sale, un po' di quindi pepe. Vedi, le consistenze sono rispettate, sì, questa è la frittura. Sì, le andiamo a asciugare leggermente. E le mettiamo sopra il purè, sopra dello il purè, stesso colore. Dello stesso colore. E poi invece i germogli ci serviranno così da mangiare a crudo, come ha detto il farmer, ma che sono molto buoni. Guardate che piattino che ha fatto la nostra Antonella Ricci. Un filo d'olio. Questi servono? Passatesi, grazie. Scusate, eh? Grazie. Guardate il primo piano, queste seppie farcite. Grazie, Anto. Sono allegre, meravigliose. Grazie. Brava, brava grazie Antonella Ricci, grazie. Brava.